Azione! Viene da dirti, non abbiamo mai fatto un video insieme, ma ci siamo Ci siamo conosciuti conosciuti. con Ciao un ragazzi, oggi siamo qua per rispondere alle domande che avete fatto su Instagram. per quanto riguarda le relazioni. Quindi Era solo relazioni e le domande proprio. relazioni, amore, sesso. Anche perché in questo periodo io ho capito che uomini e donne la pensano veramente in maniera molto diversa su tanti ambiti. L'ho capito anch'io. Potrebbe essere il nostro ultimo video insieme, ma Esatto, noi. conosciuti con un video, lasciati con un video. Ciao bellezza. Certi mi hanno fatto delle domande dirette, altri invece mi hanno proprio raccontato la propria storia. Quindi, Partiamo con una domanda diretta per scaldarci. aia, aia, baby! Oh, oh, oh. Prima domanda. Questa rispondo io perché è un uomo che chiede ad una donna, quindi chiede a me. A tuo parere, quanto un bel fisico può impattare su una donna? Nel senso. Posso rispondere io? No, Vede, hai rotto vede. le palle! Chiede a me. Allora, vedo se ci becco e poi tu dai la risposta. Va bene. Secondo me, da 1 a 10 il fisico conta 6, 6 e Sì, ma è mezzo. inutile che dici le cose perché te le ho dette No, io. no, andare in palestra è tanta roba. Troppi ragazzi sono convinti che solo perché hanno un bel fisico dovrebbero per forza cuccare, insomma, avere tutte le ragazze del mondo. No, è vero. Farle Mentre innamorare. farle innamorare è tutto. Per le donne, in realtà, il carattere è decisamente molto più importante dell'aspetto fisico. Io, proprio per la mia esperienza, ho conosciuto tantissimi ragazzi bellissimi, ma che non mi hanno dato assolutamente nulla, che non sapevano intrattenere una conversazione, che non sapevano farmi divertire, non sapevano farmi ridere. E per me, il fatto che un uomo sappia farmi ridere, sappia tenermi testa, sappia tenere un discorso con me, vale tipo 1000 volte di più rispetto al fatto che sia biondo, occhi azzurri, che abbia gli addominali o Bicipite grosso. il bicipite grosso. PS non vuol dire che non ti devi allenare, voglio chiarirlo io, per 2 milioni di motivi. Quindi curate il vostro aspetto fisico perché un uomo curato fa sempre piacere averlo, ma prima di tutto curate la vostra testa che è estremamente più importante. Per le donne, cioè per gli uomini non funziona così, ma questo è un altro discorso. Adesso siamo qua a lanciare Dai, frecciatine per zitto. caso. Ragazza, questa ragazza mi chiede come capire se piaci veramente ad un ragazzo o se ti vuole solo per il sesso. Allora, Matilde, adesso qua ti devo dire una cosa che non ti piacerà e io sono qua apposta a fare questo video perché so che voi donne non lo sapete, perché questa domanda è la Ragazzi, no. rappresentazione del fatto che non lo sanno le donne. Sì. Ecco, Bisogna dirglielo. I ragazzi vi vorranno per il sesso. generalizzazione, non è vero. Noi proprio siamo strutturati fisicamente in maniera diversa. L'uomo. No, secondo me prima rispondiamo alla sua domanda, poi ci Quello scateniamo. che ti dico è: non devi capire niente, cioè quando un uomo ti vuole e ti vuole per qualcos'altro, lo capisci. Devi sapere che se tu sei una donna e sei anche carina e a fianco è un uomo, nella maggior parte dei casi, a meno che non abbia altri interessi, comunque vorrà venire a letto con te. Se vuole altro, te lo fa capire, te lo dimostra, non hai bisogno tu di chiederglielo. Nella mia vita ho visto che ci sono ragazzi che sì, te la tirano avanti, che ti dicono: no, sì, ti voglio, ma sono pronto, no, forse non voglio una relazione. Invece ci sono altri ragazzi che non si fanno molti problemi, in una settimana ti dicono che ti amano, che ti vogliono stare insieme a te, ti fanno conoscere i genitori e poi andate a vivere insieme. Quindi, Che sfigata. già il fatto che tu debba farmi questa domanda mi fa capire che in realtà probabilmente, mi dispiace dirtelo, ma te lo dirò io, è solo per il sesso. No, sono d'accordissimo sull'ultimo punto. Se lui non ti vuole solo per l'aspetto fisico, molto probabilmente te ne saresti già accorta. Qualche indicazione generale. Se ti manda i cuoricini su nelle. No, seriamente, seriamente. Se non ti manda mai un cuoricino, mai un bacino proprio nei messaggi, ti dico, è già solo per il sesso. Se invece non dico che deve mandartelo ogni messaggio, perché la roba lì è troppa e sono sicuro che ti farebbe girare le palle. Per esempio, prima della buonanotte arriva il cuoricino, vuol dire che ci tiene, vuol dire che c'è qualcosa di più. Numero due, siete mai usciti, avete mai avuto un appuntamento decente? Non fosse solo Finalizzato. esatto, andiamo a cena e poi andiamo a letto. Facciamo. Se non hai mai avuto un appuntamento che non sia così, è un grossissimo segnale. Ti stai autoilludendo che lui voglia qualcosa di più. A lui conviene tenerti in questa situazione perché comunque se tu sei sempre incerta e stai cercando di farti mille pare per dire no, sì, ma Esatto. forse effettivamente mi vuole, lui nel frattempo continua a venire a letto con te, quindi ci guadagna e basta, capito? Capisci bene questa cosa? O arriva al punto e ti dà qualcosa di più, oppure no. La cosa dei cuoricini e dei bacini, se mi piace un ragazzo di base faccio la stronzetta, non è che gli mando i cuoricini, faccio la dolciona, eccetera. Invece lui mi ha fatto capire che quando tu mandi un cuore o metti like ad una storia, eccetera, il ragazzo automaticamente pensa: questa me la trovo. Adesso voglio avere la. Perché sia chiaro, io sono qui in rappresentanza del sesso maschile. Potrebbe essere che non tutti sono come me, anche se sono convinto che la maggior parte lo siano. Ragazzi, se una vi mette un like a una storia, 100-100 vuol dire che lo vuole.
vero. Per i ragazzi è così. Cioè, se uno ti mette like alla storia, vuol dire ok, qua c'è dell'interesse. Quindi io voglio, uno, far capire agli uomini che non è vero, perché io ho messo decine e decine di like proprio solo perché la foto è bella, perché mi hai fatto ridere. Allora, ci può stare, non dico che sia sempre così. Certo che se magari c'è il bono di turno e io voglio il like tattico, è una cosa che ci sta. Tu volevi. Tu volevi. Donne, quindi, state molto attenti a come utilizzate i like, sia nelle storie, sia i cuoricini nelle chat, qualsiasi cosa, perché gli uomini, qualsiasi segnale lo utilizzano come vuole venire a letto con me, capito? Ma mi hai lavato i calzini che sono un po' più verdi. No, te li lavo sempre e rimangono sempre così verdi. Non so dove tu sei. Non spaventatevi se i miei calzini sono verdi, ok? Ok, questa è una... Non dico il nome perché è proprio una storia, quindi vi racconto questa storia. Ci siamo lasciati da 4 mesi dopo 4 anni. Io non riesco a staccarmi da lui e continuiamo a sentirci e vederci sempre, come se non fosse mai cambiato nulla. A differenza che lui non vuole pressioni sulle uscite che fa con gli amici, eccetera, mi cerca ma non vuole una relazione. Non so come comportarmi perché non riesco a staccarmi, ma allo stesso tempo non fa bene a nessuno di due questa situazione di stallo. Sono scoppato. Amici attualmente. Baby, non so, cioè sono ex che si rivedono. Ci siamo passati tutti. Cioè, certo. Allora, dicevamo, staccati il più possibile da questa situazione, perché come dicevamo all'inizio, se un ragazzo ti vuole, punto. Questa situazione è proprio perché lui non riesce a staccarsi completamente da te, perché ovviamente dopo 4 anni gli fa comodissimo avere una. Brava. Gli fa davvero comodo avere una con cui chiavare puntualmente. Ti conosce, sa come sei. Non preoccuparti, perché è una cosa in cui tutte le coppie, cioè ogni volta che si lasciano, magari siete a scuola sempre insieme, vi vedete, cioè vi frequentate, è normalissimo poi ritornare. Però una volta che è finita, e se è finita vuol dire che è finita per un motivo. Prenditi del tempo per te stessa. So che è super difficile scollarsi da questa situazione. Il fatto che lui ti dica che non è pronto per una relazione, che non sa se vuole tornare, sono tutte scuse, perché se volesse tornerebbe con te in 2 secondi. So che sono estremamente rude in questo momento, ma qualcuno deve dirvelo. Staccatevi da queste situazioni perché vi fanno male e non vi servono assolutamente a niente. Gli devi mettere like. No, gli devi mettere like. Mettete like. Da quando mi sono lasciato mi sono spento completamente e butto e brutto. Che vuol dire? Cioè, è diventato brutto. No, aspetta che leggo meglio. Allora, da quando mi sono lasciato mi sono spento completamente. È brutto e vorrei andare avanti con le altre, però evidentemente non ci riesce. Mi sento che devo dare io un bel consiglio. Prima di tutto, se vuoi, ci ho fatto un video proprio. Cioè, intanto non è che ti sponsorizzi il canale così. Marco Tomasini. Ok, è finita, amico mio. Puoi stare male 1 settimana, puoi stare male 2 settimane, puoi stare al massimo male 4 settimane. Poi devi prendere la tua vita in mano e fare qualcosa. Occupati la testa in qualche maniera. Inizia a fare un nuovo sport, inizia un nuovo hobby, inizia un nuovo progetto. Perché ti dico una cosa: solo il tempo guarirà la ferita, letteralmente. Non ci sono altri modi. L'unico modo che hai è occuparti la testa con qualcos'altro. Perché se invece stai ipoteticamente a casa tutto il giorno a disperarti, continui a concentrarti su quella cosa. Occupare la testa non vuol dire andare fuori a bere con gli amici o ubriacarsi o fare queste cose qui. Fai qualcosa di costruttivo, qualcosa che ti permetta di impegnare la testa in una maniera positiva. E sì, razionale. In questa situazione devi solo che pensare che in questo momento forse è proprio quello di cui hai bisogno. Quindi sì, vi siete lasciati, magari è stata una cosa bellissima, però se è successo un motivo ci deve essere. È pieno di altre persone nel mondo, probabilmente persone che ti faranno stare anche meglio. E guarda, anche io mi sono lasciata, anche lui appunto gli hanno spezzato questo cuore, insomma, così. Però voglio dire, se a lui non fosse successo questo e se io non mi fossi lasciata con il mio passato, non ci saremmo mai incontrati nemmeno noi e non avremmo mai fatto questo bellissimo video. Quindi tutto accade per un motivo e pensa semplicemente che qualcosa di più grande, di più bello ti sta aspettando. Sta aspettando che tu sia pronto a coglierlo. Hai fatto la cacca, sì. Next question. Il giorno prima, amore mio, il giorno dopo ti scarica senza motivo. Cosa faresti tu? È una ragazza. Una ragazza. Io avrei un po' di rispetto per me stessa. Gli uomini sono falsi. Non PS, tra uomini e donne secondo me sono più falsi le donne. Ma qua andiamo ad aprire un intero altro capitolo. Però se prendiamo proprio questo caso specifico, sono più falsi gli uomini, cioè, sì, un incoerente onestamente. Ah, no, un incoerente. Quindi devo il nostro caso specifico. Ah, no, no, ok. Se noti, il tema di tutto questo è: oh, non so se è lui o se non è lui. È vero. Se è lui o se è lei, te lo dimostra, punto e basta. Sai come si chiama questa cosa del amore pazzesco un giorno, ti scarica il giorno dopo un nuovo amore? Si chiama rinforzo intermittente. Ed è quello che viene utilizzato nelle macchinette slot di Las Vegas, su TikTok, per tenerti incollato. Manipolazione. Si chiama manipolazione. Un giorno così, quindi buono, 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 ti dà tanto, tanto, tanto. E tu ti affezioni. Esatto. E poi te lo toglie. E quindi tu rimani senza questo affetto. Perché tu sai queste cose? E poi tu rimani senza questo affetto.
E quindi lo continui a cercare e lì vai dietro. Fino a quando, una settimana dopo, un altro giorno di uscita è tutto carino. Lo so perché è una tattica potentissima che io nelle relazioni non ho mai utilizzato. Io farei un piccolo disclaimer. Stiamo insieme da... No, non dire questa cosa. Perché? Altro disclaimer. Noi non stiamo dando consigli sulle relazioni perché noi abbiamo una bella relazione. Non è vero, col cazzo. Io sto dando consigli sulle relazioni perché sento di avere una bella relazione. Ok, però non sappiamo come andrà a finire. Certo. Quindi, se magari fra un mese ci molliamo e facciamo la figura. Io sto parlando intanto perché proprio ci sono delle convinzioni. Io e lui parliamo moltissimo, ok? E... cosa stai facendo qui? Non so, una crosticina qua che mi dà un fastidio. Noi parliamo moltissimo. E molte cose, proprio parlando con lui, io le davo per scontate per quanto riguarda il mondo degli uomini. E ritengo che sia giusto che tante donne le capiscano. PS, disclaimer anche per i ragazzi. Questo video non è improntato a farvi capire come andare con più ragazze possibili. Perché sicuramente è un movimento che c'è su YouTube. No, ce ne quando mai. Su YouTube, quando un uomo parla di ragazze, l'obiettivo è sempre quello di avere più ragazze possibili. Ho come scopo più gente possibile. Non è questo l'obiettivo di questo video. Allora, veloce, adesso rispondiamo veloce però, seriamente. Consigli per una maggior sicurezza a letto. Per una ragazza, quindi devo parlare io, devi stare zitto adesso. Come essere sicura a letto? Prendi la melatonina. Vedi che... vai da Dio. Io capisco per quanto riguarda proprio il primo impatto. Tipo, io lo so che non sembra, ma ho stra tanto disagio a stare proprio nuda davanti ad un uomo in generale, cioè... Abbiamo lavorato un poco, insomma. Vabbè, è vero, le prime volte, diciamolo, l'abbiamo fatto con la luce spenta. Esatto, giusto? Quindi è una cosa che ho sempre detto, che in realtà mi vergogno del mio fisico anche se nessuno mi crede. Ma qua testimone che in realtà io sempre tipo luce spenta perché mi vergogno proprio. Sicuramente fai in modo di metterti a tuo agio. Quindi metti magari un completino che ti fa sentire estremamente sexy, che magari hai le tette che ti mettono a disagio. Metti un bel reggiseno che ti pompa bene le tette. Chiedi al tuo partner, ovviamente, se ti viene incontro è un buon partner. Altrimenti lascia perdere, ok? Perché non ce n'è bisogno. Se ti mette a disagio, lascia perdere. Fai con la luce spenta almeno le prime volte, dopodiché pian pianino accendi una candelina, accendi la lucetta, accendi e pian piano poi ovviamente le insicurezze passeranno. Quando parlo agli uomini è anche compito nostro, cioè è anche compito tuo di metterla a suo agio. Tipo, se fosse per lei onestamente staremmo ancora facendo sesso con la luce sempre chiusa, è vero? No. Sì. Io l'ho forzata, ma in una maniera dolce e delicata. L'ho detto prima la luce. Attacca sto cazzo di luci. L'ho spinta anche perché, uno, lei si vergognava del suo fisico. Due, a me non è che facesse proprio schifo il suo fisico, anzi. E quindi io volevo, gliel'ho fatto capire. Che in realtà è bellissima, ha un fisico bellissimo. E quindi è stato anche compito mio quello di metterla a suo agio. Altra cosa che ti farà avere molta sicurezza, pensa a questo. Ogni volta che magari hai un appuntamento, una cosa che ti mette un po' così a disagio, agli uomini piacciono di base tutte le forme. Cioè, nel senso che magari sei un po' in carne, c'hai le tette grosse, gli vai bene lo stesso. Magari stai zitto tu, perché, cioè, non volevo tu, sto parlando io. Sei magra, ma c'hai il culetto bello sodo, così vai bene lo stesso. A un uomo, una donna nuda piacerà sempre, ok? In ogni caso, perché comunque una donna nuda e lei eccita che tu sia bella, brutta, cioè funziona così. Parole non... sante però. No, capito, devi metterti in testa questa cosa. Io mi facevo un sacco di pare perché c'ho il fianco così, perché c'ho il culo così, eccetera. Non frega niente. Non cioè, lo noterate. Capito, un uomo ti vede, c'è proprio il sangue, non rimane più qua, capito? Quindi non ti preoccupare che andrai sempre bene. Poi se ti senti sicura invece perché non sai come fare, cosa fare, eccetera, io ti dico, guardare dei video a me, però devi studiarli, tipo c'è anche magari su come fare, su che cose nuove sperimentare, eccetera. Sicuramente vedere dei video può darvi delle idee, può rendere anche la cosa un po' più spicy, non so. Allora, sicuramente, esatto. Ci tengo a dire una cosa, quello che c'è online nel 95% dei casi sono cose che proprio non esistono. Vero. È l'atto sessuale messo sotto steroidi. Verissimo. Semplicemente per fare spettacolo. Quindi è un buon consiglio, onestamente. Effettivamente, che modo ho per imparare se è un argomento così tabù? Quello è vero, non so neanche chi ci sia in Italia che parli di queste cose. Io adesso ve lo dico, io sono l'amica che ogni volta con tutte le altre amiche va là a dire ok, ma no, tu devi fare così. Ma perché? È una cosa naturale, cioè no, se non stai tranquilla tu. Poi altra cosa, parlate. Siete in una relazione, in un rapporto in cui comunque conoscete da un po' di tempo, eccetera, magari ovvio la prima volta no, però già dopo la terza, quarta volta chiedi proprio cos'è che ti piace, cosa vorresti che ti facessi, cosa ti eccita. Perché ci sono tanti ragazzi a cui piace qualcosa. Perché vedi? No, perché abbiamo avuto queste conversazioni noi che sembrano molto strane, ma cioè, non è vero, cioè beh, onestamente io non le avevo mai avute. Io sì, anche con la mini, cioè nel senso ogni volta che devo
ovviamente non la prima volta, però se so che con quella persona ci sarà più di una trovata a letto, l'alternativa è quella di andare comunque a letto e farlo male. Quindi almeno ci troviamo, io ti dico cosa mi piace, perché anche là uomini e donne hanno due modi, cioè proprio diversi. Gli uomini magari sono più irruenti, veloci e vogliono tutto subito, le donne invece hanno bisogno della delicatezza, del fatto che sia fatto piano, eccetera. Se noi non diciamo al nostro uomo che vogliamo essere toccati in questo modo, non lo sapranno mai. Mai, anche perché vero, in questo caso i porno non aiutano per niente, perché anche nei porno vedete tutto. Esatto, rispondiamo rapidamente. Siamo insieme da 1 anno e mezzo, è da più di un mese che dice di non avere voglia, non capisco. Aia, allora mi vengono in mente due, no, okay. Solo una cosa mi viene in mente. A un altro. Esatto, a un altro. No, baby. Ma bro, oh. Scusa, il primo anno e mezzo è andato bene, adesso di colpo non lo vuole più. O l'hai fatto qualcosa, le hai detto qualcosa che le ha fatto scendere, perché la nostra è molto anche una cosa mentale, ok? Non so, magari avete avuto una litigata, un qualcosa che l'ha distratta mentalmente, quello potrebbe essere che l'abbia distaccata da te. O magari dei suoi problemi interni, di cui non ti vuole può parlare, essere. Ok? Ma... oppure un altro, letteralmente. Ok, sì, cercavo di girarci intorno. No, no. Oddio, no, non so se voglio rispondere questa. Prova. No. Ah sì, scusa. No. Prova a leggermela a me. No, sei tu il problema, non voglio la tua risposta. No, vai a leggere. Ok, rispondiamo a questa così siamo arrabbiati, va bene? Allora, amo tanto il mio ragazzo, ma ogni tanto ho fantasie su altri. E non lo tradirei mai. Di solito sono modelli, persone che conosco o inventate. Voi cosa ne pensate? Avete fantasie su altre persone? Questa è fatta per litigare, dici? Sì, non voglio sapere la tua risposta, sinceramente. A few moments later. È totalmente andata sul personale. Che era quello che non volevamo. Non mi sono mai innamorato e ho solo 15 anni. Vecchio. A postissimo. Continua così a studiare. Ma scusa. Se leggiamo questa, litighiamo. Ah molto sì? Fammela leggere, dai. Sei sicuro? No, guarda che li chiamo seri. Vai, prova. Come iniziare un dialogo con il proprio partner sulla possibilità di fare sesso al tre... Dai. Vuoi rileggerla? No. Vuoi che dia una risposta? No. Vuoi... fatti i calci tuoi. Vuoi che faccia qualcosa? No. E iscrivetevi al canale, lasciate like per altre perle sulle relazioni. Fateci altre domande. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.